Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi, in questo nuovo video, vorrei aprire un piccolo spazio dedicato al mio bassista preferito in assoluto, Jaco Pastorius, visto che l'altro ieri era l'anniversario della morte e ieri, no, l'altro ieri hanno dato su Rai 5 il film che non ho ancora visto, dedicato interamente a lui, con apparizioni di Sting, Free, tantissimi altri. Mi è venuto in mente anche dopo richieste di alcuni mesi fa da parte di alcuni amici di fare una sezione dedicata allo studio del suo video didattico, quindi all'approfondimento, perché è una fonte incredibile di informazioni, di tecniche, di argomenti inerenti al basso, quindi il Modern Electric Bass dell'85, la famosa video intervista con Jerry Jammott, bassista storico di Aretha Franklin, eccetera. Onestamente non voglio assolutamente criticare lo stupendo lavoro proprio di Jerry Jammott, che se non sbaglio nel libro c'è scritto che le trascrizioni e gli esercizi sono state fatte proprio da lui, però molti mi hanno chiesto per difficoltà di lettura, per mancanza di alcune parti, diciamo, del video didattico trascritto, mi hanno chiesto di approfondirlo. Allora, prima lezione dedicata a questo argomento riguarda il primo argomento che Giacomo fa presente a Jerry Jammott, ovvero quello dello studio delle melodie. Fa un simpatico, siamo al minuto, mi sono segnato tutto, 3:30 circa del video, quando fa un simpatico riferimento a un artista, le mie preferite, John Warwick, suo brano Alfie, so se lo conoscete, è andato a sentire, del 66, molto bello, e lui fa l'accenno della melodia. Eccetera, eccetera. Ecco, già da questo piccolissimo frammento di video didattico si può prendere uno spunto eccezionale, ovvero, come dice Giacomo, la prima cosa che studiava, scusate, purtroppo, nei brani era appunto la melodia. Qualsiasi brano fosse di qualsiasi genere, di qualsiasi diciamo stile musicale, lui studiava le melodie, come studiava le parti di altri strumenti, tant'è che dice che non stavo a studiare tanto i bassisti quanto la musica in generale, proprio le parti di tutti gli strumenti, tant'è che se ascoltate un brano a caso, Donna lì, si sente benissimo che ha proprio nel fraseggio, nelle orecchie, nello studio, le parti dei classici sassofonisti, bebop, Charlie Parker in primis, eccetera. Quindi da questo spunto, da questo frammento, da questo primo frammento del video didattico, che se non avete compratelo, è uscito anche tradotto in italiano, si può prendere appunto l'abitudine di studiare le melodie quando affrontiamo un brano. Ora facciamo una prova. Ad esempio, devo studiare un brano di Elton John. Vediamo. Rocket Man, conoscete tutti. Quindi, co come approcciarsi allo studio di questo brano? Mi è venuto in mente questo, come ce ne sono altri miliardi. Io di solito guardo l'armonia, quindi se non mi ricordo male, che l'ho studiato tempo fa, il brano inizia in Sol minore. Primi accordi quindi sono Sol minore, Do maggiore, e poi va Mi bemolle. Quindi
ritornello in si bemolle maggiore, quindi sulla relativa. La melodia parte subito, ovviamente, come sapete meglio di me, con una strofa. Terza minore, tonica sul secondo accordo, quindi Do, più o meno, vado a memoria. Qui c'è la prima frase un po' più, diciamo, articolata, quindi siamo Mi bemolle, parte dalla terza maggiore. O va in Do minore, nona, tonica, settima minore, tonica, cioè ritornello, quindi va in Si bemolle maggiore, la relativa maggiore, quindi un brano abbastanza semplice, Elton John, parte dalla quinta, quindi di Si bemolle, parte dal Fa. Si riconosce subito questa frase. In quinta, tonica, terza maggiore. Questo è un esempio per farvi capire come se io poi mi dovessi intanto interiorizzo appunto la melodia, quindi il significato anche appunto melodico di un brano, mi entra la musicalità appunto del brano in questione anche a me, anche a noi che facciamo la parte ritmica generalmente, ma se dovessi improvvisare ad esempio su questo brano, avendo la melodia bene interiorizzata, potrei nel mio solo fare dei riferimenti, appunto, chiamiamole citazioni alla melodia stessa e aggirarmi intorno, variando quindi le note e le frasi, però rimanendo sempre in tema, come quando io andavo a scuola e si faceva i temi, partivo da descrivi l'Italia, finivo a parlare di com'è bello il sushi in Giappone, ecco, andavo fuori tema, così soprattutto nel pop, dove andare tanto out, tanto fuori non è molto indicato, ci aiuta appunto questa cosa a rimanere, come dicevo prima, in tema. Quindi studiate melodie di qualsiasi genere musicale, dalla classica, jazz, pop, a tutto, cosa che non ho fatto per una vita e me ne pento, e provate a mettere in pratica, con un brano che magari che vi piace, questo tipo di studio, ovvero studiate la melodia e poi fate un'improvvisazione, qualcosa toccando via via alcuni passaggi della melodia stessa. Spero vi piaccia questa sezione delle mie lezioni. Se non è così, mettete un pollice in giù. Se invece vi piace, mettete mi piace, un bellissimo gioco di parole, o condividete la mia lezione, così mi fate nel mio piccolo ingrandire un pochino. E ci vediamo alla prossima, che potete trovare sempre su YouTube, Facebook, sul mio sito www.igorsardi.com. Quindi alla prossima lezione e al prossimo video.